Buongiorno e benvenuti al webinar di oggi che prosegue il ciclo La semplificazione amministrativa, il futuro dello snellimento dei processi delle pubbliche amministrazioni, organizzato nell'ambito del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, nell'ambito del progetto Delivery Unit Nazionale gestito dal Forum SPA per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il webinar di oggi, condotto dal dottor Leonardo Bertini, approfondirà i principi base dei metodi riconosciuti internazionalmente per l'analisi dei processi e la loro reingegnerizzazione degli strumenti pratici per disegnare, coprogettare e testare i processi di erogazione dei servizi pubblici. La registrazione dell'evento sarà disponibile a partire da domani sul sito di Eventi PA, così come le attestazioni delle vostre presenze. Vi invitiamo inoltre a porre eventuali domande al relatore in chat, a cui verrà fornita una risposta nel corso del webinar o negli ultimi 10 minuti dell'incontro. Perfetto, passo la parola al dottor Bertini. Se ci sono problemi potete scrivere in chat e buona lezione. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie al Formez per questa opportunità di condividere con voi, appunto, come avete letto anche dalla scheda del webinar e dall'introduzione della dottoressa Sorbino, i principi base di Governance Process Reengineering e Service Design. Perché ringrazio il Formez per questa opportunità e perché mi fa piacere condividere con voi questi elementi. Perché secondo me quando si parla di semplificazione amministrativa, quindi l'idea di ripensare i processi e le procedure di erogazione dei servizi pubblici per cittadini e imprese, non si può prescindere, non si può non conoscere diciamo la reingegnerizzazione dei processi e il disegno dei servizi nell'ottica di questi nuovi strumenti di questa nuova materia che è in corso ancora magmatica, in corso di sviluppo, che appunto è il service design. Quindi abbiamo detto principi base perché in un'ora e mezza non si può entrare nel dettaglio diciamo sia teorico sia pratico di questi temi, ma è un'infarinatura che consente sia allo stakeholder istituzionale, quindi al decisore politico, sia al, diciamo, seguendo tutta la catena di comando dell'ente pubblico, al funzionario che deve ripensare un servizio o anche erogarlo, avere un'infarinatura di quali sono appunto i metodi riconosciuti internazionalmente per fare la reingegnerizzazione dei processi e gli strumenti che sono utilizzati tipicamente nel settore privato, perché ovviamente è come sempre è una metodologia, un approccio che nasce dal settore business, no? Quindi dal mondo delle imprese, ma che viene poi adottata sempre più diffusamente, almeno a livello internazionale, e adesso negli ultimi anni anche in Italia, per appunto, abbiamo detto, ridisegnare i servizi pubblici. Quindi ecco, ringrazio di nuovo per questa opportunità. Quindi la prima domanda che voglio condividere con voi è a che serve ingegnerizzare i processi, a che serve questa disciplina. Dopo ci concentreremo su una breve ontologia, quindi un vocabolario di uso comune per questo webinar. Ma diciamo che il webinar sarà idealmente suddiviso in tre sessioni. La prima, che è quella più noiosa, quindi ve l'ho messa all'inizio, sarà quella delle metodologie internazionali per fare il Government Process Reengineering, quindi la reingegnerizzazione dei processi delle amministrazioni pubbliche. La seconda parte, invece, che è un po' più divertente, riguarda il design thinking e il service design, e quindi proprio condividere insieme una cassetta degli attrezzi, un toolkit, che possiamo appunto utilizzare per ridisegnare i servizi nelle nostre amministrazioni. Infine, una terza parte in cui si faranno diciamo dei confronti, un paio di casi d'uso internazionali molto interessanti di service design, e
E infine, diciamo cosa si sta facendo anche in Italia, perché c'è un'iniziativa bellissima e molto ben riuscita da questo punto di vista, che si chiama appunto Designers.it, Designers Italia, insomma. E come ultimo, diciamo, ultima slide e ultima pillola, giusto per accenderci una lampadina, una proposta di, diciamo, narrativa per la reingegnerizzazione e il ridisegno dell'erogazione dei processi e dei servizi ai cittadini. Quindi, come in concreto potrebbe essere possibile fare semplificazione dei processi e delle procedure di erogazione dei servizi a cittadini e imprese. Ma innanzitutto mi vorrei anche presentare. Quindi, come si sente dalla scia ispirata, sono fiorentino, quindi Leonardo Bertini è fiorentino, si laurea a Firenze in Scienze Economiche, quindi ho un background da economista, non sono un ingegnere informatico, background da economista che poi si è anche consolidato con un master in Business Administration, Università anglosassone. Ho avuto la fortuna di cominciare come ricercatore junior, diciamo, alla commissione tecnica per la spesa pubblica del gabinetto del ministro dell'economia e finanze con ministro Vincenzo Visco, e da lì, essendomi occupato, forse uno dei primi in Italia, di appalti pubblici telematici, quindi del ridisegno dell'erogazione di servizi di appalti pubblici, in questo caso per via telematica, quindi digitale, nei confronti delle imprese, sono approdato in Consip, dove ho avuto la fortuna di fare la startup e l'ingegnerizzazione del mercato elettronico della pubblica amministrazione, il MEPA. Dopo l'esperienza Consip, ho avuto l'opportunità di essere coinvolto in un progetto europeo che si chiamava PEPPOL, che sta per Pan European Public Procurement Online, dove abbiamo sviluppato gli standard di interoperabilità per far dialogare le piattaforme di e-commerce di chi vende con le piattaforme di e-procurement di chi compra. Quindi un altro progetto dove siamo andati a ingegnerizzare delle procedure, definire degli standard e favorire l'interoperabilità tra piattaforme telematiche. Ecco quindi un altro progetto di semplificazione e digitalizzazione. Infine, al rientro dall'esperienza diciamo, europea, sono adesso in un'azienda italiana, leader della digitalizzazione della PA, che è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e Finanze, che si chiama Sogei, e il cui motto è essere cittadini tra i cittadini, perché come dipendenti Sogei siamo ovviamente coinvolti in prima persona nella semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure che il governo italiano eroga a noi cittadini e a noi imprese. Sono qui oggi in qualità di esperto, quindi parlo a titolo personale. Ci tengo a sottolinearlo, in qualità di esperto Formez. E quindi ecco perché ringrazio di nuovo il Formez, in particolare il programma con Governance e la Delivery Unit, per avermi coinvolto. Abbiamo detto, perché fare service design? Perché fare GPR, quindi Government Process Reengineering, quindi la reingegnerizzazione dei processi delle amministrazioni pubbliche. Ma allora, innanzitutto il GPR nasce, diciamo, più o meno negli anni 2000, come una derivata del BPR, quindi del Business Process Reengineering, no? Quindi business viene dal mondo delle imprese. E quindi ovviamente le imprese, la prima ragione per fare una qualsiasi attività è sempre quella o di aumentare i profitti, le vendite, o di ridurre i costi, no? Ecco, in questo caso il BPR è un'attività di razionalizzazione dei tempi, perché si riesce a erogare le
a erogare diciamo, i servizi una volta che sono reingegnerizzati e ridisegnati in meno tempo, e di conseguenza anche una riduzione di costi, perché impiegando meno giornate persona per fare la stessa attività si riducono i costi. Questa reingegnerizzazione dei processi serve inoltre sempre nel settore privato, però lo stiamo cominciando ad adottare anche nella pubblica amministrazione, ad automatizzare i processi. Automatizzarli significa introdurre proprio dei bot, dei robot, per industrializzare, quindi rendere automatici certe procedure. Da un punto di vista nostro come pubblica amministrazione, però, l'interesse alla razionalizzazione dei costi forse non è, perlomeno a mio parere, non è l'elemento fondamentale per fare service design e GPR. L'elemento più importante è semplificare. Semplificare significa ridurre gli oneri per cittadini e imprese di fruire di un servizio, no? E questo dal lato del front office, no? Quindi diciamo, nei confronti dell'utente che fruisce di un servizio. Dal lato invece del back office, quindi della produzione del servizio, un elemento importante è che ridisegnando i processi e andandoli a riorganizzare, si può anche riorganizzare le piante organiche di un'amministrazione, che non significa tagliare i dipendenti, ma significa riuscire, ovviamente con le debite attenzioni alla formazione e allo sviluppo professionale, si può riuscire a spostare delle persone da attività ripetitive, routinarie, a attività a maggior valore aggiunto per i cittadini e per le imprese. Altro tema fondamentale al quale si è dato sempre più peso negli ultimi 10 anni è l'attenzione all'esperienza del cittadino, quella che nel settore business delle imprese viene chiamata la customer experience e noi invece chiamiamola citizen experience. Quindi aumentare, cercare un po' quello che dagli anni 80, dagli anni 90, io facevo l'università a fine anni 90, parlavano tutti di cittadino al centro, no? Mettere il cittadino al centro, c'era un importante ministro della funzione pubblica che usava spesso dire il cittadino al centro, però francamente sono passati 30 anni e il cittadino al centro dei processi mi sembra che ancora non ci sia, no? Quindi questo è un elemento importante. Attraverso il ridisegno dei servizi, il service design, si riesce, poi vedremo come, a mettere veramente il cittadino al centro dei servizi. Poi, se noi riusciamo a reingegnerizzare i processi, si riescono a standardizzare. Questo significa che i processi delle amministrazioni più efficienti possono essere riusati, no? Anche in ottica di open standard, okay? Open framework, e quindi condivisi. E questo è alla base dell'interoperabilità tecnologica, cioè per far dialogare piattaforme diverse, far parlare i famosi silos delle amministrazioni, no? I database separati, ogni amministrazione c'ha il suo. Per farli dialogare da un punto di vista tecnologico e informatico, bisogna che le procedure siano standardizzate, perché altrimenti i sistemi non si riescono a capire. Il tema della diciamo, standardizzazione, quindi interoperabilità, va a braccetto alla trasparenza, perché io ovviamente posso andare a condividere con una web application, cioè su internet, l'erogazione di un servizio o un processo per far vedere al cittadino dove si è fermato. Immaginiamo un cittadino che fa una scia, richiede una cosa e a un certo punto non gli arriva nei tempi previsti. In teoria, se i processi fossero standardizzati e si potrebbero condividere sul web e il cittadino potrebbe accedere a un portale di un comune, per esempio, per vedere perché la sua richiesta per mettere dei tavolini fuori a un bar durante l'estate si è fermata e dove si è fermata, per esempio. Il tema della misurazione, infine, è il tema forse fondamentale per riuscire a stimolare l'adozione di questo tipo di semplificazioni, di questi processi.
per misurare, non essendo le amministrazioni pubbliche nel mercato, ma essendo diciamo in regime tra virgolette di monopolio, perché io cittadino non mi posso rivolgere a un altro comune per chiedere dei servizi, devo andare nel mio comune di residenza. Quindi per riuscire a misurare e a premiare anche i funzionari, le amministrazioni, devo in qualche maniera riuscire a compararle. Quindi se i processi fossero ben standardizzati, io potrei andare a comparare, quindi fare un benchmark tra amministrazioni diverse sull'erogazione di stesso tipo di servizi. Va bene, quindi abbiamo risposto alla prima domanda. Perché fare service design e perché occuparsi di reingegnerizzazione dei processi? Ma ecco, questa è la classica slide che insegna come non si devono fare le slide, perché c'è scritto troppo dentro, ok? Quindi, però, dato che mi è stato anche chiesto di lasciare delle slide poi in PDF che siano scaricabili e quindi leggibili, non volevo nemmeno essere troppo criptico per non rischiare poi di essere frainteso. Quindi, definiamo, prima di entrare nel primo dei tre slot, diciamo, che compongono idealmente questo webinar, definiamo un'ontologia comune, quindi un vocabolario di uso comune. Allora, che vuol dire ingegnerizzare? Ingegnerizzare significa andare a disegnare, per visualizzarvelo, immaginate con un diagramma di flusso, il processo dell'erogazione di un servizio, per esempio, in tutte le sue fasi, momento per momento, possibilmente cercando di capire cosa succede lato cittadino e cosa succede lato interno nella pubblica amministrazione, l'interazione tra uffici, diciamo, no? Quindi si va a disegnare quello che viene chiamato un workflow, quindi un flusso di lavoro. E infatti si parla spesso di workflow management, cioè la gestione dei flussi di lavoro. Altro tema fondamentale è che una volta disegnato questo flusso e mappato il rapporto tra cittadino e amministrazione o tra impresa e amministrazione, no? Se è l'impresa che interagisce con l'amministrazione, si passa da una mappatura che è ad oggi, quindi as is come oggi, ad una ridisegno e quindi all'immaginare il servizio domani, futuro, quindi nel to be. Altro tema fondamentale, altri due, diciamo, vocaboli che incontreremo spesso è la divisione che è sempre la stessa medaglia, quindi semplificazione di processi, ma da un lato la vediamo nell'interazione col cittadino o con l'impresa, dall'altro invece, dall'altro lato della medaglia, la leggiamo come la produzione interna all'amministrazione di quel servizio. Quindi da un lato c'è il front office, quindi l'interazione con il cittadino, e dall'altro il back office, cioè gli uffici dell'amministrazione che interagiscono tra di loro per produrre degli output, no? Dei documenti, delle autorizzazioni, delle statistiche, eccetera, eccetera. Un tema a me molto caro è quello dell'esperienza dell'utente. Che significa? È diciamo, una sensibilità, un'attenzione che nasce principalmente dagli anni 2000 nelle aziende che fanno e-commerce. Quindi immaginate il noto negozio online che vende scarpe, ovviamente per privacy insomma, e copyright non ci possiamo dire i nomi delle aziende e dei siti, però abbiamo capito bene, finisce brando. E diciamo che riesce ad attrarre l'utente in un percorso a imbuto che parte da una fase iniziale con pop-up, cioè con delle finestrelle che ti si accendono e con altre facilità, diciamo, cerca di facilitare l'utente nella ricerca del prodotto che l'ha portato lì, ma soprattutto nella vendita, no? Quindi nell'ingaggiare l'utente nell'acquisto finale. Ora, questi siti sono inventati tutta una serie di meccanismi per rendere l'esperienza dell'utente piacevole, facile, facile, ok? Intuitiva. La fruizione di un servizio pubblico, quindi immaginiamocela traslata a un servizio pubblico digitale, deve essere semplice e intuitiva, ok?
Quindi il cittadino non deve andare a leggere didascalie scritte piccoline o cliccare 300 pulsanti, cioè deve essere una cosa facile, intuitiva. Quindi si parla appunto di citizen experience, quindi l'esperienza del cittadino. Ci sono delle suite di prodotti, quindi degli insieme, dei kit, diciamo, degli attrezzi che servono per gestire tutta questa esperienza del cittadino su un sito di un'amministrazione, tutte le interazioni con l'amministrazione stessa, magari anche con il contact center, se un'amministrazione ha un numero verde, tutte queste interazioni vengono appunto chiamate Citizen Experience Management. Ci sono proprio diciamo dei pacchetti di prodotti che gestiscono tutta questa, interazione digitale. Quindi abbiamo introdotto il tema di servizi orientati al cittadino o all'impresa che devono gestire tutti questi rapporti del back office, quello che c'è dietro, quelli che vengono chiamati G2G, cioè government to government, cioè dall'amministrazione all'altra, le amministrazioni che si parlano tra di loro, devono gestire questi flussi di dati, questo scambio di informazioni tra di loro senza andare a interagire e a richiederle continuamente ai cittadini. Questo è fondamentale. Quindi abbiamo introdotto cosa significa anche servizio digitale, cioè un provider, un'amministrazione che eroga un servizio, un utente che può essere cittadino o persona giuridica, un processo di erogazione con tanti canali di erogazione diversi che possono essere fisici, quindi tradizionali, lo sportello nell'ufficio comunale, oppure possono essere web su PC o mobile, ok, su smartphone. Abbiamo introdotto un altro tema mentre parlavo, cioè quello che di un'amministrazione che purtroppo è sempre più attenta alle proprie liturgie interne, ai propri processi interni del back office, quindi è attenta a quello che produce, ai propri output, ok? Per esempio, al numero di delibere prodotte in un anno, al numero di carte d'identità prodotte in un anno, sono output. Mentre purtroppo le amministrazioni non sono particolarmente attente all'outcome. Che cos'è l'outcome? L'outcome è, tornando alla CX, cioè alla Citizen Experience, è diciamo, il livello di servizio che il cittadino effettivamente ritiene di aver ricevuto. Quindi è fondamentale che questa esperienza utente sia positiva e alta perché il cittadino avrà ovviamente un outcome alto, che come è misurato? Deve essere misurato attraverso innanzitutto degli indicatori di performance, quindi dei key performance indicator, dei KPI, e poi anche attraverso livelli di servizio, degli SLA, Service Level Agreement, che però devono essere identificati con numeri in maniera quantitativa, con dei numeri. Quindi non può essere tutta la rilevazione diciamo, della fruizione di un servizio, della soddisfazione degli utenti, no? Quindi dell'outcome, non può essere solo qualitativa, cioè ci devono essere degli obiettivi quantitativi. Ok. Abbiamo detto che la standardizzazione dei processi è fondamentale. Vado avanti rapidamente perché se no rischio di andare troppo lungo. Tutto quello che abbiamo detto finora è fondamentale per la semplificazione dei processi. Quindi, elemento primo è non richiedere a un utente 50 volte lo stesso dato e quindi non richiedere a un utente dei dati che un'amministrazione può richiedere a un'altra amministrazione, no? Quello che si è detto prima, il government to government, una PA che parla con un'altra PA. Questo scambio di dati attraverso l'interoperabilità è fondamentale affinché i processi siano semplificati. Altro tema è eliminare le ridondanze decisionali, quindi processi che a un certo punto sono erogati da più amministrazioni, per esempio, e dove più amministrazioni devono prendere delle decisioni. E re-ingegnerizzare serve anche a questo, perché si mappa un processo e ci si accorge dove effettivamente ci sono amministrazioni diverse, uffici diversi della stessa amministrazione
che per certi versi si occupano di stesse procedure. Allora, definiamo a questo punto il BPM, che è, diciamo, tutto quello che è a monte del business process reengineering. A monte c'è il business process management, no? Quindi la gestione, diciamo, la gestione attraverso un miglioramento continuo dei processi di erogazione di servizi o di produzione di beni. Nel settore pubblico sarebbe il government process management, ok? Quindi è una disciplina che integra diversi approcci e strumenti che servono soprattutto per mappare, analizzare come vengono erogati prodotti e servizi all'interno di un'organizzazione complessa e attraverso la quale si cerca di ridisegnare un'erogazione di servizi migliore. Si basa, come dicevamo prima, sia su un processo di miglioramento continuo della qualità, quindi total quality management, e sia su quello che è diciamo, l'attenzione di oggi, cioè il re-engineering dei processi. Quindi sia su miglioramenti incrementali, sia su cambiamenti radicali. Un processo di business o un processo di erogazione di un servizio pubblico, quindi l'erogazione di un servizio da parte di un'organizzazione complessa, in questo, nel nostro caso di una pubblica amministrazione, si basa ovviamente sul management di risorse umane, di risorse IT, di fornitori di beni e servizi e tende a produrre un outcome, come abbiamo detto prima. È supportato, diciamo, a supporto di una strategia più generale di erogazione di servizi pubblici. Se uno riesce a reingegnerizzare i processi, può automatizzarli e, come abbiamo detto prima, può introdurre dei bot. No? Quindi dei robot, quindi la robot process automation. Negli Stati Uniti, chiedo allo staff se, ecco, questa è una prova che non ho fatto, se posso aumentare la dimensione, la percentuale delle slide. Vediamo un po' se c'è un comando. Perché non so se voi riuscite a vedere bene questa slide qua. Comunque, negli Stati Uniti nel 2019 è stato introdotto, quindi la fonte la trovate qui sotto. Ovviamente a livello metodologico, forse ecco, non l'ho fatta all'inizio, tutti i materiali citati sono li trovate poi in bibliografia. Diciamo, questo racconto che vi propongo oggi è supportato da molti casi d'uso internazionali e anche per la mia esperienza di casi reali dove io ho messo a terra scarponi sul campo, come dicono gli anglosassoni, tutte queste cose di cui parliamo oggi, perché è bello fare teoria, però anche se uno l'ha fatta nella pratica può essere più efficace quando si trasmette la conoscenza, no? Ok, lo staff mi dice per migliorare la visione delle slide vi consiglio di adattare la modalità schermo intero. Ok, però questo è per i fruitori, penso, non per me. Comunque, vabbè. Ora, quindi negli Stati Uniti è stato introdotto massivamente l'utilizzo della Robotic Process Automation dal 2019, gli ultimi 3 anni, e viene prodotto questa pubblicazione che racconta ogni anno lo stato dell'arte, quindi per amministrazioni, per ministeri, per dipartimenti di Stato, loro hanno, no? L'introduzione di questi strumenti di automazione. Quindi la base per introdurre l'automazione dei processi, però ovviamente è l'ingegnerizzazione dei processi, altrimenti non è fattibile. Adesso la parte più noiosa del seminario. Vi prometto che sono poche slide, poi dopo ci occupiamo di cose più divertenti. Quindi, ovviamente non me ne vogliano coloro che si occupano proprio di questi framework internazionali di reingegnerizzazione, però diciamo che probabilmente questa per una prima infarinatura è forse la parte
meno stimolante. Allora, ci vediamo rapidamente una carrellata di framework internazionali per il business process re-engineering. Ovviamente immaginiamocelo applicato sempre alle organizzazioni complesse in ambito pubblico. Quindi il COBIT è uno di questi diciamo, metodologie, è probabilmente una delle più famose e riconosciute a livello internazionale. E sta per appunto diciamo Control Object for Information and Related Technology ed è un modello di governance IT per la diciamo che nasce per la governance dei processi IT, però siccome sappiamo bene che l'IT poi dopo l'IT sta per Information Technology, no? Quindi le tecnologie informatiche supportano tutti i processi di un'organizzazione complessa, no? Dall'ufficio del personale a sistemi gestionali per il bilancio, a la posta elettronica, ovviamente, quindi la comunicazione interna, fino alla, fino ai rapporti col cittadino. È ovvio che la gestione diciamo dell'area IT consente in qualche modo di gestire tutta l'erogazione dei processi di un'organizzazione complessa. Quindi viene creato diciamo, all'inizio degli anni 90 dall'Associazione Statunitense degli Auditor dei Sistemi Informativi, la ISACA, e dall'Information Technology Governance Institute. È stato poi dopo ampiamente adottato nel settore pubblico, non solo in quello privato. E si basa soprattutto, appunto, è orientato a aumentare efficienza e trasparenza dei processi. Diciamo, sono fondamentalmente cinque i punti, i pillar, diciamo, su cui si basa, ed è il primo è riuscire, come dicevo prima, a collegare la parte IT, la parte informatica, con gli obiettivi dell'organizzazione, a disegnare un modello di processi che, diciamo, se voi guardate un attimo indietro, svolgete lo sguardo al passato, non tutte le organizzazioni complesse avevano una mappatura dei processi interna, diciamo, dettagliata, no? E standardizzata secondo anche gli standard di ISO, per esempio, eccetera. Obiettivi di controllo delle performance, immaginare, mappare e poi far crescere la maturità digitale di un'amministrazione, quindi un modello di maturità. Identificare dei KPI, quindi dei Key Performance Indicator misurabili attraverso un modello che si chiama Balanced Scorecard. Il COBIT ovviamente ha un chapter italiano con un sito, vi ho riportato uno screenshot sotto del sito che fa anche iniziative di formazione molto spesso anche gratuite, quindi se siete incuriositi diciamo c'è il chapter italiano che organizza seminari, eccetera. Un altro modello è l'IDIL. L'IDIL sta per Information Technology Infrastructure Library e quindi è un insieme di linee guida per standardizzare i servizi. Dice, ma perché ci parla sempre di IT? Ve l'ho spiegato nella slide precedente, perché ci parli sempre di standardizzazione delle procedure, perché anche nell'ontologia iniziale abbiamo sottolineato 100 volte che re-ingegnerizzare significa supportare la standardizzazione. La standardizzazione è fondamentale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e quindi far dialogare le banche dati tra loro. Se non facciamo dialogare le banche dati delle pubbliche amministrazioni, il cittadino è sempre il punto di partenza, cioè deve andare lui da 15 amministrazioni diverse a chiedere i fogli e i dati, no? Ok. Quindi ecco perché c'è una particolare attenzione all'IT e allo standard delle procedure. Quindi propone una serie di best practice e
È originale questo modello perché tendenzialmente segna un po' un momento di passaggio da aziende private che producevano beni a il modello di servizizzazione, cioè le aziende che vanno a erogare servizi agli utenti. Si pensi, giusto per visualizzarvelo, anche se è un po' lontano dal mondo della pubblica amministrazione, al modello di produzione e vendita di autovetture, che oggi è stato sostituito praticamente da un modello di affitto a lungo termine delle autovetture, no? Okay, quindi oggigiorno un consumatore non compra più un'auto, ma la prende a noleggio a lungo termine, okay? Cioè, quindi andiamo verso l'erogazione di servizi. E quindi questo è un modello che nasce dalla Central Computer and Telecommunication Agency del Regno Unito, quindi è un modello UK, ok? Tipicamente inglese. E è utilizzato nel settore pubblico e si concentra fondamentalmente su quattro dimensioni. Il primo è la definizione di una strategia di servizio. Il secondo, proprio su quello di cui ci vogliamo occupare noi oggi, no? Di cui ci stiamo occupando oggi, è il design dei servizi. Il terzo tema è la transizione al modello di servizi e infine proprio l'erogazione dei servizi, non l'operation. E il tutto è orientato su un modello che si basa sul miglioramento continuo, quindi non rotture radicali nel passaggio da un modello a un altro, ma diciamo un approccio riformista, si potrebbe dire, ecco, cioè di miglioramento continuo, incrementale. Un altro framework molto usato è il Six Sigma. Il Six Sigma, scusate, Sigma era un po' brutto. Lean Six Sigma è un approccio che punta appunto al miglioramento continuo, anche in questo caso in ottica incrementale, continua, e che è, diciamo, na nasce, in nasce negli Stati Uniti dalle grandi aziende anche automobilistiche in risposta al modello di perfezionista giapponese, no? Non so se vi ricordate anche nel settore informatico, i giapponesi degli anni 90 erano famosi per la perfezione, la qualità, diciamo, la percentuale di errore nella produzione bassissima, no? Ecco, era il modello Kaizen. La Motorola, quindi telecomunicazioni, sviluppa a fine anni 80 questo modello per rispondere a questo modello, all'altro modello giapponese. E quindi punta sostanzialmente alla riduzione degli errori nell'erogazione del servizio, se lo guardiamo nel lato pubblico, nella pubblica amministrazione. Quindi i processi di erogazione del servizio, che possono avere degli errori, ovviamente, devono essere rivisti e reingegnerizzati per proprio ridurre la percentuale, la probabilità che si verifichino questi errori e anche per ridurre la variabilità nei processi di erogazione, no? Quindi, di nuovo sottolineiamo l'importanza della standardizzazione. Ora, questo modello è applicato nel settore pubblico, però, non è applicato molto diffusamente e molto spesso è applicato in modo, segmentato, non, diciamo, con uno sguardo d'insieme a tutta l'amministrazione, cosa che diciamo, ha mostrato qualche limite nell'approccio, però quando è stato introdotto, le evidenze danno, per esempio, è stato introdotto negli Stati Uniti per l'erogazione di servizi ospedalieri negli ospedali pubblici, che sono molto pochi, però, come sappiamo bene, negli Stati Uniti, e si è dimostrata una riduzione dei tempi di attesa, quindi molto importante e interessante. Infine, no, gli ultimi due, io vi prometto poi non ce l'abbiamo più. Il
Business Process Model and Notation, BPMN, molto famoso perché avrete riconosciuto immediatamente il suo tipico diagramma di flusso, e diciamo, serve soprattutto per modellizzare e diciamo, descrivere, rappresentare i processi. Quindi è per mappare i processi interni a un'organizzazione. È nato nel 2004 dall'Object Management Group, poi si è evoluto, è stato tra virgolette acquistato da altre diciamo, fondazioni, e eroga, scusate che mi chiarisco un attimo la gola, eroga diciamo, una certificazione alle amministrazioni, alle organizzazioni che riescono a mappare i propri processi. È stato utilizzato molto a livello locale, a livello di amministrazioni locali, e supporta poi, come vedremo dopo, anche nella parte più divertente, abbiamo detto, supporta la definizione del viaggio dell'utente, della mappatura dei processi. Quindi serve molto anche per far comunicare anche tra di loro gli stakeholder di un'amministrazione, il decisore politico con i veri erogatori di un servizio, no? Con i funzionari, con chi produce il servizio, e per avere una stessa ontologia. Il BPMN e BPMN si concentra quindi sul disegno dei processi, ok? L'ultima versione, anche se nasce negli anni 2000, l'ultima versione è del 2014-2015. Altro modello molto utilizzato, anche negli ultimi anni in Italia, e anche per progetti legati al PNRR, è il TOGAF. Il TOGAF forse è quello, diciamo, il modello più generico che si può applicare un po' a tutto, no? Quindi è stato disegnato dall'Home Group Architecture Framework, e è il modello forse più diffuso, ripeto, per disegnare, pianificare, implementare e governare un'architettura informatica. È appunto stato messo in piedi negli anni 90 dall'Open Group, intanto scusate, ho dato un occhio alle domande che vengono fuori, però vedo che sono tutte sempre domande di tipo di connettività, dall'Open Group, e si basa su un modello che nasce dal Department of Defense negli Stati Uniti, quindi viene applicato per le prime volte in ambito difesa, in ambito militare, e viene disegnato quindi proprio dal Department of Defense e da Capgemini, che è una società di consulenza. L'architettura è basata su quattro principali pillar, no? Domini, diciamo, la produzione del servizio, la gestione dei dati, perché sappiamo bene che oggi tutte le organizzazioni complesse vanno verso modelli data-driven, quindi attraverso il dato si riesce a indirizzare e orientare anche la produzione e l'erogazione di un servizio e quindi a migliorarlo. Per esempio, ora faccio un esempio, se so che ai miei cittadini attraverso i servizi anagrafici in un comune nei prossimi anni avrò un'ondata di scadenze di carta d'identità, per esempio, potrò attraverso quindi un progetto data-driven, quindi guidato dai dati, alle statistiche e dai trend, aumentare la produzione diciamo, delle carte d'identità, quindi dare più persone agli uffici che seguono questo progetto di erogazione dei servizi anagrafici, in modo a non creare colli di bottiglia e aumentare le liste d'attesa per una carta d'identità. Ora, ho fatto un esempio probabilmente anche non calzante, però giusto per visualizzarvi cosa si intende per data-driven. Le applicazioni e la tecnologia sono gli altri due diciamo pillar dell'erogazione del modello TOGAF. L'ultima versione è la 10, quindi per diciamo 10 volte è stato rivisto, revisionato, integrato
questo modello che quindi è tuttora molto vivo e diffuso. Ecco, ma vediamo diciamo quella che può essere, che possiamo considerare un po' l'ultima slide di questo primo segmento, che ha un caso d'uso molto importante che mi piace condividere con voi, perché è un'applicazione messa a terra di GPR, quindi Government Process Reengineering, quindi la reingegnerizzazione dei processi all'interno di un'amministrazione pubblica, quindi di un governo. Ed è un modello realizzato dalla Commissione europea e dall'ONU, dal Dipartimento, diciamo, per il supporto ai paesi in via di sviluppo dell'ONU, con l'Agenzia per il Public Service del Ministro della Giustizia della Repubblica dell'Uzbekistan. Quindi è un modello sviluppato per e da il governo dell'Uzbekistan con il supporto della Commissione europea e dell'ONU. È un modello sviluppato nel 2021, quindi molto recente, e che diciamo, suddivide la fase di l'attività di reingegnerizzazione dei processi in sette fasi. Ve ne vediamo rapidamente, perché è molto interessante anche per arrivare un po' a una conclusione di questa prima. Di questo primo segmento, di questa prima sezione ideale di questo seminario, che vi spoilero subito, e che significa, cioè, che mi porta a dire, a sintetizzare, che fare semplificazione, secondo me, non è semplicemente fare un emendamento a una legge, ma è mettere a terra un processo di reingegnerizzazione dell'erogazione di quel servizio che dura 2 anni, 2 anni e mezzo. Cioè, un'attività di semplificazione fatta secondo i canoni Commissione Europea, ONU, e diciamo proposta in un modello, in un volume che poi è citato in bibliografia, ci si mette 2 anni, 2 anni e mezzo a semplificare un processo. Ok? Quindi non è, secondo me, e secondo la Commissione Europea e l'ONU, non è emendare una legge che uno ha fatto semplificazione. Ecco. Quindi, innanzitutto, per avviare un processo di reingegnerizzazione è fondamentale creare un team. Creare un team, definire chiaramente gli obiettivi, perché sennò molto spesso si rischia che gli stakeholder istituzionali settano degli obiettivi magari molto alti, anche per raccontarli con uno storytelling, con una narrativa ai propri cittadini, agli elettori. Mentre poi dopo i funzionari dell'amministrazione che si devono trovare a ridisegnare quel servizio hanno in mente una cosa magari molto più semplice. Ecco. Quindi definire e condividere bene gli obiettivi del servizio che si vuole andare a semplificare. Identificare il budget a disposizione, perché è fondamentale sapere quante risorse ho a disposizione per andare a semplificare quel servizio, perché se mi danno un budget di 10.000 euro che io devo usare per pagare le risorse umane impegnate, quindi le persone, giornate persona, più altri servizi, più magari attività di consulenza esterna, è ovvio che è difficile reingegnerizzare un processo, no? È un processo, specialmente un processo digitale, che quindi probabilmente dopo essere stato ridisegnato e reingegnerizzato ha bisogno anche di far integrare, sviluppare, evolvere un sistema informatico, una piattaforma di erogazione del servizio che dovrà essere modificata, no? Quindi si dovrà acquistare anche servizi di consulenza informatica, no? Ok. Quindi definire è molto importante, definire anche quello che ci si aspetta da questo team di reingegnerizzazione su una scala temporale, cioè quali sono le deadline. Perché è ovvio che molto spesso, è ben successo per esperienza, l'asticella degli stakeholder politici istituzionali è molto alta, però poi dopo si scontra con un budget diciamo non appropriato e con la richiesta di semplificare per ieri, no? Quindi è ovvio che poi dopo la messa a terra della semplificazione risulta non efficiente e non efficace.
Quindi fase 2, identificazione, quindi mappiamo l'ESIS, l'abbiamo detto prima, no? Cosa significa l'ESIS? L'ESIS significa com'è l'erogazione dei servizi oggi. È un'attività che innanzitutto ci deve portare a definire per primo quale framework, l'abbiamo visti prima, quale framework di reingegnerizzazione vogliamo utilizzare, quali tipi di dati, set di dati vogliamo utilizzare, qual è lo stato attuale del servizio erogato, no? Quindi proprio immaginatevi di andare con un cronometro all'ufficio XY che eroga una pratica. A prendere la proprio a misurare quanto tempo ci vuole a scrivere un documento, a firmarlo digitalmente, a inviarlo a un altro ufficio, quanto poi dopo l'altro ufficio ci mette a fare altre cose, quindi a emettere un output che deve raggiungere un altro ufficio ancora e via dicendo. Quindi si va a disegnare un flusso, un workflow, come abbiamo detto prima, che abbraccia più uffici. E che poi porta alla fine a un output che raggiunge il cittadino o l'impresa, no? Quindi l'utente esterno. Quindi andare a disegnare ad oggi com'è questo servizio, magari è fisico, è tradizionale, è un elemento molto, molto importante e non banale, ovviamente. Vado avanti rapidamente, si passa alla fase di reingegnerizzazione, cioè immaginare il to be, il futuro. Quindi la semplificazione amministrativa, quindi ecco sì, fondamentale la parte di emendamento anche, no? La parte di design normativo, ci deve essere, ovvio, molto spesso è necessaria. Però poi dopo ci deve essere anche la fase di ridisegno del servizio, cioè passare diciamo, dal cappello che sta sopra, no? Dalla cornice normativa, poi dopo alla fase di messa a terra di quel servizio con un ridisegno nell'erogazione del flusso, no? Del workflow management, di identificare quali strumenti informatici si vogliono utilizzare, se si vuole passare dal tradizionale al digitale, quindi erogare più canali, erogare un servizio in un'ottica multicanale, omnicanale, no? Identificare dei KPI. L'abbiamo detto prima che servono, no? I key performance indicator, perché se no non si riesce poi a misurare l'outcome, cioè la soddisfazione dell'utente finale. Non ci deve interessare a misurare l'output, quindi la produzione dell'APA, ma l'outcome, cioè quello che il cittadino poi dopo alla fine si considera più o meno soddisfatto di quel servizio, no? È inutile che produrre tantissime carte d'identità all'anno, se poi dopo il cittadino non è soddisfatto di come viene erogato quel servizio, no? Di carte d'identità, perché magari non lo può ricevere a casa, deve andare lui in più uffici, è impossibile riuscire a prendere un appuntamento, eccetera. La fase di preparazione all'implementazione, quindi si industrializza questa l'implementazione di quel servizio. Si realizzano dei pilota. Ecco, questa è un'attività che viene spesso sottostimata. La definizione della leadership, quindi degli sponsor del progetto, che devono essere livelli apicali di un'amministrazione, che devono dimostrare che effettivamente l'amministrazione per l'amministrazione è importante davvero reingegnerizzare e cambiare il service design. Quindi ci deve essere uno sponsor, un leader indiscusso dell'amministrazione, può essere il sindaco, un direttore dei sistemi informativi, un direttore generale, che si fa carico attraverso dei video, delle pillole, no? Per esempio in video, di comunicare ai propri collaboratori dipendenti o ai cittadini che si sta facendo quella cosa. Ci mette la faccia, no? Quello è fondamentale. Altro tema che è sottostimato spesso sono i progetti pilota. Cioè io per vedere se l'ho disegnato davvero bene un servizio, se non ci sono errori, devo avere un flusso continuo di prototipizzazione e pilota, prototipizzazione e pilota, per testarlo, no? Dove vado a testare fino a che non ci sono errori e magari quel panel di cittadini che hanno collaborato con me a co-progettare quel servizio si sentono soddisfatti. Quindi lo metto in produzione. Lo metto in produzione significa anche cioè, elementi fondamentali, fare formazione. Fare formazione ai funzionari che poi devono utilizzare questo nuovo modo di erogare il servizio per fare il front office con i cittadini. Fare formazione e fare supporto. Fare supporto a chi? Sia ai funzionari che devono erogare quel servizio, ma sia ai cittadini, alle imprese che lo devono fruire.
Quindi un canale di, diciamo, dei contact center, dei call center, diciamo, il numero verde, diciamo, ecco, per immaginarlo è fondamentale mettere in piedi questi strumenti di supporto. E poi tutta l'attività di follow-up. Follow-up si intende il monitoraggio di un progetto, i premi a chi riesce a performare, a erogare il servizio in maniera corretta o dei disincentivi. A chi, per esempio, immaginiamo una classifica dei dipartimenti o delle unità organizzative che meglio erogano un servizio utilizzando questo nuovo modello che automaticamente mette in luce anche i worst case, cioè i peggio, quindi ecco, stimolare in qualche maniera a diciamo, erogare sempre meglio. Tutta questa attività che è riepilogata nel flusso, no? Che vedete a destra, richiede un paio d'anni, 2 anni e mezzo, dicono Commissione Europea e ONU. Quindi ecco, cioè è un tema molto impegnativo che se si vuole affrontare in maniera efficiente e efficace, anche in ottica per esempio di semplificare in ottica PNRR, dovremmo considerando quando finisce il PNR, come il PNRR, cominciare da oggi a approcciare in questa maniera il tema della semplificazione. Allora, consideriamo chiusa questa prima parte, che è quella diciamo meno simpatica, meno divertente, e partirei con un sondaggio. Vediamo il tipo di risposta. E vediamo anche se siamo allineati su quello che ci siamo detti fino ad ora, oppure diciamo non sono stato molto chiaro. Allora, la domanda è: cos'è il Government Process Reengineering, cioè il GPR? Quindi le risposte sono quattro. La quarta, diciamo, metterebbe in luce anche il fatto che non sono stato molto chiaro nell'esposizione. Quindi vi ringrazio perché è anche molto utile, grazie, per diciamo, migliorare diciamo, l'approccio e la Ecco, direi che forse siamo arrivati al 100% di risposte, no, sulla prima, ok. Quindi mi sento molto confortato, direi che possiamo concludere il sondaggio e avete risposto tutte correttamente. GPR è l'applicazione alla PA della reingegnerizzazione dei processi, no? Ok. Allora, parte più divertente, service design e design thinking. Ora, abbiamo detto c'è il GPR, ma come si fa il GPR? Cioè, reingegnerizziamo i processi, miglioriamoli, sì, però come? Quindi, diciamo, dagli anni 2000 ad oggi si sviluppa tutta questa branca di metodi e strumenti. Per migliorare, abbiamo detto prima, l'engagement con l'utente. Nel settore privato, essenzialmente, questa cosa è molto correlata all'e-commerce, perché si deve avvicinare, no, il consumatore e farlo entrare nell'imbuto dell'acquisto del prodotto e attraverso, abbiamo detto, pop-up, messaggini, ma soprattutto le attività che una piattaforma di e-commerce svolge in diretta con il proprio chatbot, no? Con il proprio utente, si cerca di ingaggiarlo e portarlo all'acquisto. Nel caso nostro, invece, non ci interessa vendere un servizio, ma ci interessa che il cittadino fruisca di questo servizio con un livello di soddisfazione elevato, e quindi l'abbiamo detto prima, lo ridico, è importante che questo servizio, soprattutto se è digitale, sia erogato in modo semplice e intuitivo. Okay? Quindi il service design è proprio l'applicazione pratica e anche creativa, perché poi vedremo che alcuni di questi strumenti, cioè,
è la scoperta dell'acqua calda, però è creativo il modo di applicarli, di metodi di disegno dei processi con l'obiettivo di ridisegnare i processi e procedure per erogare i servizi. E combina due cose. La prima è la CX, no? Che è quindi il tema dell'esperienza utente, che si rivolge essenzialmente, abbiamo detto, le due facce della stessa medaglia, no? Da un lato la CX e quindi il front office, no? Io mi rivolgo al cittadino o all'impresa attraverso più canali, quelli fisici, quelli digitali, mobile, eccetera, no? Call center, no? Ok. Dall'altro invece l'altra faccia della medaglia, cioè vado a migliorare la produzione del servizio, quindi all'interno dell'amministrazione, no? Il back office. E quindi essenzialmente BPR, no? Business Process Re-Engineering, la reingegnerizzazione dei processi. Quindi è un approccio olistico, il service design, quindi mette insieme tanti strumenti e anche, diciamo, a livello interdisciplinare, ok? Puoi trovare anche biologi insieme ad architetti, giuristi insieme a informatici, ovviamente, no? A esplorare il nuovo modo di erogare un servizio. E mette insieme ovviamente la componente di pianificazione, la componente organizzativa, la componente di processo, la componente tecnologica, informatica, ovviamente, infrastrutturale, la logistica, no? Magazzini, eccetera. È orientata quindi a rendere più efficiente e efficace sia la parte di produzione interna, sia la parte di rapporto con l'utente finale. È talmente moderna come materia, se andate in qualsiasi dipartimento universitario worldwide, cioè a livello mondo, ognuno ha una definizione diversa di service design perché è ancora in corso di evoluzione, non è una materia che ha una definizione riconosciuta standard, ok? Allora, qui io faccio riferimento soprattutto ad uno studio del Deloitte Center for Government che produce nel 2019 un pilota negli Stati Uniti di ridisegno dei processi di erogazione dei servizi negli ospedali pubblici e delle farmacie pubbliche, che come sapete sono pochissimi negli Stati Uniti, però è interessante come caso d'uso. Quindi la figura a destra mi consente di farvi vedere quello che abbiamo detto fino ad ora a parole, cioè io ho nella parte bassa il front office, ok, il decente che si avvicina e approccia la farmacia ospedaliera, l'ospedale pubblico, no? La parte di sopra invece c'è cioè la parte di back office, no? Cioè tutta la produzione del farmaco che arriva direttamente in farmacia senza far perdere, per esempio, all'utente tempo di ordinazione, perché già si sapeva rispetto alle sue cure ospedaliere ricevute che tipo di farmaci aveva bisogno. E tutta la filiera, tutto il workflow, dall'acquisto sulle case farmaceutiche con gare d'appalto fino all'immagazzinamento e alla spedizione nelle farmacie pubbliche, viene in qualche maniera ingegnerizzato in modo da erogare immediatamente la cura al cittadino senza fargli perdere tempo. Quindi nel back office si usa, come abbiamo detto più volte, il GPR, quindi Government Process Re-Engineering. Nel front office si cerca di aumentare l'esperienza utente positiva. Sì, diciamo, attraverso dei KPI è stato calcolato che l'introduzione del service design per ridisegnare quindi il servizio di erogazione delle farmacie ospedaliere ha portato a un'ottimizzazione di questi processi, quindi lato interno ha aumentato l'ottimizzazione, quindi razionalizzati i tempi, cioè del 25%, quindi un quarto è tantissimo. E invece l'outcome, quindi la soddisfazione dell'utente finale, è aumentata del 22%, quindi anche qui un quinto degli utenti si è dichiarata molto più soddisfatta di prima e quindi è positivo. Sei elementi critici che rendono auspicabile il service design nella PA. Però vado molto rapidamente perché altrimenti non ce la facciamo a concludere questo percorso.
Quindi il service design, la pubblica amministrazione è fondamentale, sarebbe fondamentale introdurlo e usarlo. Perché lavorare con un service designer? Perché il service designer, un'equipe, un team di service designer supporta la comprensione dei fabbisogni degli utenti finali, supporta lo sviluppo di prototipi. Abbiamo detto che è fondamentale prototipare, testare, provare e poi riprovare, riprovare, riprovare fino a che non arriviamo all'erogazione di un servizio con un basso numero di errori e con un'alta, diciamo, customer experience. Quindi provare, sviluppare, comprendere, sviluppare prototipi, utilizzare strumenti di co-design, quindi co-progettazione, co-involgimento degli utenti finali nel disegno dei servizi pubblici. Service design nell'APA, diciamo che sono essenzialmente in cinque fasi che però vengono reiterate più volte, come abbiamo detto, no? Prototipizzazione, test, e poi dopo messa a terra. Uno dei modelli più interessanti che ho trovato a livello internazionale, che racconta proprio questo, è recentissimo, è quello utilizzato dal British Columbia, che è un dipartimento del governo canadese, che parte proprio dalla mappatura delle SIS, dall'andare a identificare insieme agli utenti, a dei panel di utenti, i fabbisogni, identificare poi dopo le opportunità di cambiamento, quindi immaginare il to be, no? I nuovi servizi, disegnare i prototipi, testare i prototipi e poi dopo, solo dopo, disegnare una roadmap di sviluppo. Quindi, alla fine, l'implementazione. Ora, questa slide è talmente densa di contenuti che potrei dedicarmi un webinar di un'ora e mezza solo su questa. Ovviamente ce l'avete, quindi la potete andare a vedere con calma. E vi sottolineo che è veramente insightful, cioè piena di lampadine che vi si accenderanno e suggerimenti utili per fare service design dentro un'amministrazione, e in particolare tutto questo schema lo possiamo definire come un modello di service design, che quindi va, lo risottolineo, dalla mappatura alla messa a terra, dalla mappatura di cos'è oggi l'erogazione di quel servizio alla messa a terra. Dopo che abbiamo detto che cos'è il service design, diciamo che all'interno del service design c'è un metodo che si chiama design thinking, che è veramente figo perché è stato sviluppato da un architetto urbanista alla fine degli anni 80 a Stanford, e praticamente è un processo orientato a definire la comprensione comune, quindi collettiva, coprogettazione di un fenomeno, e a disegnare delle soluzioni attraverso, come abbiamo detto più volte, un processo che è basato su prototipo e test, prototipo e test, prototipo e test, quindi reiterato tante volte, fino a che il servizio che ho disegnato elimino gli errori e aumento la soddisfazione degli utenti, no? Quindi, se vogliamo immaginarci e visualizzare qualcuno che faceva una roba del genere, immaginiamo Leonardo. Sì, Leonardo, quello del Rinascimento, che disegnava le proprie macchine volanti o le macchine belliche o altri tipi di strumenti per sollevare pesi nelle fabbriche di grandi architetture, nelle opere che ha costruito, ponti, mura, eccetera. E quindi, loro facevano proprio design thinking, cioè costruivano dei prototipi e li provavano. Anche i fratelli Wright, no? Con i primi aerei fecero così. Furono le primi tentativi catastrofici, ma alla fine sappiamo bene, i fratelli Wright hanno messo in aria delle macchine volanti come le immaginava Leonardo. Quindi
Questo è proprio l'approccio, no? Quindi in ottica di servizi si può vedere un approccio codificato per risolvere dei problemi complessi con strumenti molto pratici, che sono orientati molto all'utente su casi d'uso reali, con progetti pilota che possono essere sviluppati con tecnologie esistenti, no? Non con la fusione, no? Esatto, quindi cose molto facili e testate e reiterate più volte. L'elemento chiave del design thinking è, e quindi rispondo anche a una delle domande, quando ci si confronta anche con i propri decisori istituzionali è non aver paura di sbagliare. Quindi quando si fa design thinking, si fa brainstorming, non esiste la parola no. Tutte le idee che vengono fuori devono essere mappate e accolte. Non si può dire no, questo è sbagliato in partenza. Perché poi dopo, attraverso magari i test, ci si può accorgere anche l'idea più strampalata può essere quella migliore per erogare un servizio. Altro tema è l'ascolto attivo, quindi fare dei panel con user group che possano darci un supporto a co-disegnare e la co-progettazione. Una delle domande è la resistenza al cambiamento. Perfetto. Porta a generare diffidenza verso nuovi modelli di design. Assolutamente sì, è vero. Bisognerebbe cercare di capire come convincere gli stakeholder istituzionali della necessità di certe rivoluzioni. Assolutamente d'accordo. I decisori istituzionali, poi dopo ci avremo gli ultimi minuti di domande e risposte. È una domanda che forse è un po' out of scope rispetto a questo webinar, però adesso ci arriviamo su a che punto siamo in Italia. Ci arriviamo fra qualche slide. Vado avanti. Il design thinking, anche qui poi vi lascio le slide, quindi ve lo rivedete con calma, si basa su un modello a doppio diamante, cioè c'è una fase con degli strumenti, ora vediamo, che serve ad allargare, aprire la mente, accogliere idee anche più strampalate, e poi una fase in cui si va a sintetizzare e quindi a scegliere l'idea migliore e andare poi a testarla. Doppio diamante perché queste due fasi di apertura e sintesi sono ripetute due volte, ma in entrambi i casi si può dire che c'è una fase di scoperta, di sviluppo, ideazione, brainstorming e una seconda fase di sintesi, implementazione, prototipazione e test. Ok? Abbiamo detto che il design thinking è un pezzo del service design. Ok? Qui ci sarebbe un test, ma siccome non ci abbiamo tempo, sono andati molto lunghi, lo metterei se lo staff è d'accordo. Quindi vado avanti. Vado avanti. La cassetta e gli attrezzi, il toolkit, che significa fare design thinking. Ecco, questa forse è la parte più divertente del seminario. Significa avere tutta una serie di strumenti che mi consentano di, per esempio, mappare il viaggio dell'utente nel servizio. Quindi si parla di user journey, cioè il viaggio dell'utente nel servizio. Si utilizzano dei modelli riconosciuti internazionalmente, che è quello che vi dicevo prima dell'imbuto, che porta l'utente a essere risvegliato che esiste un servizio fino al desiderio di voler qualcosa e all'attivazione di un'azione in un servizio pubblico. Uno dice: oh, mi è scaduta la carta d'identità, oddio, come devo fare? L'azione è: vado sul sito e mi attivo. Tutto questo processo viene mappato attraverso il viaggio dell'utente nel servizio, in modo da cercare poi dopo di migliorarlo sempre di più e di erogare servizi sempre, come abbiamo detto, più efficienti, mappando anche quelli che sono i momenti di panico dell'utente durante la fruizione di questo servizio. Per esempio, non trova dove cliccare, non trova il sito, no? Non trova perché non, il sito non è accessibile, per esempio, un utente che ha problemi di vista. Quindi viene mappato questo servizio per evidenziare anche cosa funziona e cosa, come abbiamo detto, non funziona, i famosi pain point, no? I momenti di panico.
Il diario dell'utente è un classicone, ve lo metto, si chiede a un panel di utenti di scrivere tutto quello che fanno durante la fruizione di un servizio. Il service Safari, idem, prevede praticamente che i designer, no, l'equipe segua l'utente e cerca di mappare tutto quello che fa durante la fruizione di quel servizio lì. Ecco, lo user shadowing è una specie di service Safari dove tu c'hai delle persone che proprio seguono come un'ombra l'utente da quando esce di casa a quando diciamo, fruisce di un servizio, per esempio i servizi di mensa scolastica o l'iscrizione dei bambini all'asilo, e filmando quello che succede e scrivendo il diario dell'utente. Un altro tema fondamentale è la definizione delle user personas, cioè si cerca di andare a individuare quali sono gli archetipi, no? Di persone che degli utenti che vanno a fruire di quel servizio, perché ci serve a poi dopo disegnare dei servizi sempre migliori. Quindi vado per esempio a identificare quali sono i suoi bisogni. Perché si sente frustrato quando ha un bisogno, quando deve usare un servizio, un prodotto, qual è la sua personalità, dove lavora, le sue motivazioni nella vita. Ecco, questo qui per esempio è un esempio di personas che è stato sviluppato da alcune brand, da alcuni marchi internazionali, per poi dopo andare a vendere dei prodotti. Immaginiamoci sempre questa cosa nell'erogazione di servizi pubblici. Brainstorming è un classicone, questo lo sapete, vado avanti, cioè il discorso è che si possono usare degli strumenti strutturati per far emergere le idee, no? Questo è quello a cui tengo di più, quindi un minuto in più lo dedico, è il Service Blueprint. Allora, è una, diciamo, la mappatura dell'interazione del cittadino durante la fruizione del servizio. Dove si va a mappare sia cosa succede nell'interazione del cittadino con i canali di erogazione del servizio, quindi con il front office, no? Quindi per aumentare la CX, sia l'interazione nel back office, lato uffici dell'amministrazione, per capire, per esempio, un documento, un'approvazione di un documento, in che uffici va, quanto ci sta, eccetera, eccetera. Quindi questo è diciamo, uno strumento fondamentale per immaginare il to be. Ecco, è proprio quando diciamo, una prima infarinatura ai principi base di reingegnerizzazione e service design, design thinking, ecco, service blueprint, ricordatevi che è lo strumento principe. Se qualcuno parla di reingegnerizzare i servizi e non sa cos'è il service blueprint, ok, dentro di voi sappiate che è uno di quelli che non ha mai messo a terra le cose. Ok. Ovviamente i prototipi esperienziali è un altro strumento, i business model canvas è un altro strumento. Di business model canvas sono diciamo delle rappresentazioni di conoscenza che mi servono per strutturare il brainstorming. Sicuramente li avete sentiti parlare più volte, ci possono essere nominare più volte, ci possono essere tanti tipi di business model canvas. Uno molto divertente è l'empathy model canvas, che serve proprio per lavorare lato CX con quello che si aspetta il cittadino, le sue aspettative. Ho avuto molte esperienze di co-design e service design, tra le quali una, senza dire con chi l'ho fatto, ovviamente per ragioni di privacy, abbiamo portato 200 direttori IT della pubblica amministrazione centrale dello Stato al Castello di Santa Severa a fare service design, design thinking, co-progettazione. Abbiamo fatto emergere oltre 1.000 micro casi di idee da sviluppare nella PA, quindi è stato un progetto bellissimo. I design scenario sono un altro strumento per disegnare casi d'uso e a
all'interno dei design scenario ci sono proprio dei pupazzetti, dei fumetti che servono per visualizzare, per aiutare diciamo, il team di designer insieme ai cittadini, a un panel di cittadini, per esempio, a co-disegnare, a visualizzare insieme nuovi servizi, nuove erogazioni di servizi. Tra questi, un sistema molto divertente sono i Lego, sì, i Lego. L'utilizzo di Lego Serious Play, ci sono anche dei metodi ovviamente riconosciuti internazionalmente, vi ho citato un libro, serve per aiutare a visualizzare dei team di sviluppo, a visualizzare l'erogazione di nuovi servizi, proprio usando i mattoncini Lego a costruire con dei personaggi l'erogazione e la fruizione dei servizi. Negli Stati Uniti, quindi due parole casi d'uso internazionali, negli Stati Uniti si fa service design ormai da alcuni anni su le cosiddette HISP, cioè gli High Impact Service Provider, cioè i ministeri più importanti, le amministrazioni più importanti che erogano servizi di impatto ai cittadini e alle imprese. È stata introdotta il White House Government Effectiveness Advanced Research Center, questo centro di ricerca che supporta le amministrazioni a fare service design. E per esempio, da qui il famoso esempio delle farmacie degli ospedali che abbiamo visto prima. Nel Regno Unito, invece, una cosa fichissima che mi ha colpito moltissimo. Hanno ridisegnato i processi di 18, scusate, casi d'uso legati a momenti di vita, tipo devo prendere la patente e la macchina. Si accede a questi casi d'uso da un unico portale che si chiama gov.uk, quindi il portale del cittadino per capirci. E questi 18 servizi sono stati reingegnerizzati e ridisegnati con un modello che si chiama passo dopo passo, step by step, e il cittadino, per esempio, cerca, voglio prendere la patente di guida, si apre la pagina della patente di guida e tu in singoli passi arrivi a fare tutte le azioni che ti servono per prendere la patente di guida, incluso per esempio l'iscrizione all'esame della motorizzazione civile, cioè da questa pagina, da questo sito. Puoi pagare il bollo e iscriverti all'esame della motorizzazione civile, per esempio nel punto Book and Manage Your Theory Test, ti iscrivi, no, all'esame teorico, quindi, e il sistema già automaticamente ha dentro tutti i tuoi dati anagrafici, di residenza, tutto, ti permette di pagare online e gestisce in caso di bocciatura cosa devi fare. Ti dice automaticamente tutto, cioè tu hai un portale unico che ti guida passo dopo passo nella fruizione di un servizio e ti permette, ripeto, di fissare gli appuntamenti, di pagare e ti manda lui a te, perché ti fa inserire anche il numero di telefono e i tuoi canali di accesso, diciamo, ti manda direttamente lui a te in modo proattivo cosa devi fare. A livello europeo c'è uno standard, c'è un framework di interoperabilità. Giusto per vostra informazione, noi ovviamente nella governance dell'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni stiamo discutendo di service design, design thinking e reingegnerizzazione, quindi siamo in quella che viene chiamata interoperabilità organizzativa nel modello europeo. A livello europeo l'Italia non è messa benissimo, quindi dobbiamo lavorare proprio su questo tema della service design e dell'erogazione di servizi sempre più attenti ai cittadini e alle imprese. Ma ecco, qui rispondo a una domanda: uno degli elementi su cui dobbiamo andare fieri è che in Italia abbiamo messo in piedi un'iniziativa fichissima che si chiama Designers Italia e che è un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che vogliono fare ridisegno di servizi pubblici, quindi con una particolare attenzione alla CX, quindi alla soddisfazione del cittadino, all'esperienza dell'utente, ed è un sito sviluppato da ovviamente il Dipartimento di Trasformazione Digitale
che propone un kit di design, delle ontologie comuni, un framework di riferimento, dei flussi di procedure ai quali ci si può ispirare, diciamo, orientare proprio come standard di riferimento per, ripeto, ridisegnare i flussi e i processi delle proprie amministrazioni. Qui abbiamo un caso d'uso che mi è piaciuto molto, però non abbiamo il tempo di analizzarlo, è quello della regione Emilia-Romagna che ha introdotto una piattaforma, un servizio, diciamo, di coprogettazione e co-design che si chiama una piattaforma di democracy. A noi ora non ci interessa tanto sottolineare la piattaforma del servizio che hanno scelto loro, ma mi interessava sottolinearvi il fatto, l'idea che per introdurlo è stato utilizzato tutto un modello di diciamo, service design che in 6-7 mesi ha coinvolto cittadini e stakeholder nel disegno e nell'adozione di un servizio in modo condiviso, quindi anche attraverso appunto la definizione dello user journey, della blueprint, di KPI di misurazione, di modelli di user experience, insomma, molto molto interessanti per mettere a terra questo servizio digitale. Vado direttamente in fondo a quella che è una proposta che vi sintetizzo veramente in un minuto, così rimangono gli ultimi minuti per eventuali altre domande. Che tanto ho visto che ci sono delle domande, poi rispondo. Che è un po', ecco, questo qui è una mia proposta che è un po' va nell'ottica del disegnare insieme, del condividere una narrativa, uno storytelling alla semplificazione attraverso il disegno dei momenti di vita di un cittadino, dalla nascita alla morte, quindi dalla culla alla bara, come dicono gli anglosassoni, andando a quindi identificare la nascita di un figlio, l'iscrizione alla scuola, l'iscrizione alle attività vaccinali, al sistema sanitario, acquisto di una casa, vado a votare, pago le tasse, mi muore un genitore e via dicendo. Quindi tutti i momenti di vita e i momenti civici dove il cittadino interagisce con la PA, andarli a reingegnerizzare, quindi semplificare, andarli a digitalizzare e disegnare in un'ottica, diciamo, di miglioramento dell'outcome e della CX, in modo che poi dopo questi servizi standardizzati possano diventare interoperabili e attraverso un portale unico di accesso il cittadino possa andare a farsi erogare un servizio, ma in una modalità che vede la PA proattiva verso di lui. Quindi se la PA sa che ti sta scadendo il passaporto, ti informa attraverso una, diciamo, l'omnicanalità, quindi attraverso cellulare, smartphone, quindi PC, mail, eccetera, che ti sta scadendo il cellulare e magari già ti riserva un appuntamento all'ufficio della stazione di polizia per il rinnovo del passaporto in un tal giorno e in un tal orario. Ecco, io mi immagino una cosa del genere che possiamo chiamare come un life moment workflow management o se lo leggiamo da un punto di vista delle imprese, quindi l'attivazione di un'impresa fino alla liquidazione di un'impresa, dalla culla alla morte di un'impresa, quindi il business moment workflow management, dove vado a gestire tutte le interazioni della persona fisica o giuridica con la pubblica amministrazione con un unico punto di accesso e in modo proattivo dall'amministrazione al cittadino e non viceversa. Allora, rispondo rapidamente alle domande e poi riepiloghiamo tutto quello che ci siamo detti oggi. Intanto, rispetto a questi strumenti, come si colloca Design Style, ho risposto. A che punto siamo in Italia? Ho risposto. Anche in Europa c'è il lavoro, sì, Digital Gateway sta lì dentro a quel framework che ho rapidamente trattato prima.
A che punto siamo in Italia con le Gisella Bernardi ci dice che anche lei ha cercato di reingegnerizzare il processo di erogazione dei servizi al Ministero dell'Istruzione. Complimenti, ma i dirigenti non hanno compreso il lavoro svolto né supportato. Ecco, questo è il discorso che ho trovato anche prima. Come riusciamo a coinvolgere il decisore istituzionale? Abbiamo detto prima, quando parlavamo del modello uzbeko, kazako, scusate, è fondamentale coinvolgere sin dall'inizio degli sponsor, no? Lo sponsor è il direttore generale o l'assessore. Perché se non ce l'hai a bordo, ce l'hai a bordo intendo, come dicevo prima, con riunioni periodiche, almeno per quarter, ogni volta ogni 3 mesi, in modo che lui dia dei messaggi agli altri dipendenti, faccia vedere ai dirigenti che c'è un interesse. Ecco, se non c'è anche un'attività top down, bottom up, dal basso verso l'alto, non si sfanga. Sono metodi di rispetto a questi strumenti, come si collocano design in scenario? Sì, ve l'ho detto. Allora, scusate, vado indietro. Rocco Brienza, metodi di progettazione e organizzazione dei servizi che vorrei venissero adottati. Purtroppo, credo in maggioranza le infrastrutture rete siano non adeguate. No, forse la parte tecnologica infrastrutturale è adeguato. Il problema, come dicevamo prima, è più politico, tra virgolette, cioè bisogna volerle fare poi dopo l'interoperabilità. No, non ci sono altre domande, mi dice lo staff. Quindi, per ricapitolare quello che ci siamo detti, abbiamo diciamo trattato in maniera molto rapida e non esaustiva, non era la nostra ambizione, l'esaustività. Il tema del Government Process Re-Engineering, cioè le metodi anche riconosciute internazionalmente per reingegnerizzare i processi nell'amministrazione, quindi semplificare i processi e i servizi erogati ai cittadini. Abbiamo visto come si fa, come si mettono a terra queste metodologie attraverso il design thinking e il service design, che è un insieme di strumenti, tra i quali per me il più importante è il service blueprint, no? Cioè, quindi quella mappatura che serve a mappare le interazioni dell'utente con l'amministrazione, a vedere quello che succede nel back office dietro l'amministrazione e per immaginare il to be, no? Quello che sarà il servizio futuro. Dopodiché abbiamo detto che succede a livello internazionale, a livello europeo. Abbiamo visto dei diversi casi d'uso. Abbiamo detto che in parte la parte di kit diciamo in Italia è in corso di disegno da parte di un progetto fighissimo che si chiama Designers, è realizzato dal Dipartimento di Trasformazione Digitale. E poi abbiamo infine fatto una proposta diciamo di narrativa diciamo della reingegnerizzazione, della semplificazione di come si potrebbe fare. Quindi io ringrazio innanzitutto il Formez per questa opportunità di questa chiacchierata informale, di questo webinar con voi. Ringrazio tutti i partecipanti, che vedo sono veramente tanti. Le domande che abbiamo ricevuto, avevamo preparato una serie anche di poll che però non abbiamo fatto per ragioni di tempo. Sul materiale che vi lascio c'è una bibliografia dove potrete trovare tutte le fonti che ho citato, i testi che ho citato. Alcuni sono scientifici, altri sono quindi paper internazionali, altri sono documenti di diciamo governo, quindi forse sono anche più in linea con le corde di questo webinar, tra cui cito appunto quello del British Columbia Government Communication Public Engagement, l'agenzia insomma per il public engagement, hanno questo design playbook del 2017. Con questo vi ringrazio di nuovo e vi do la parola alla dottoressa Sorbino per le conclusioni o per pormi altre domande, non lo so.
Sì, esatto. Allora, intanto la ringraziamo dottor Bertini per l'interessante lezione e le riflessioni più che insomma, attuali. Ringraziamo tutti i partecipanti per gli spunti forniti. Ricordo appunto che gireremo la chat al dottor Bertini, quindi potrà rispondere ad eventuali domande inevase, che pubblicheremo i materiali, le slide e le risposte appunto a queste domande sullo spazio dove vi siete registrati che prima abbiamo appunto indicato in chat. Vi ricordo, ne approfitto, il prossimo appuntamento del 9 maggio, sempre alle ore 10, con un webinar realizzato sempre nell'ambito del progetto Delivery Unit nazionale in materia di gestione delle procedure sotto soglia nel nuovo codice dei contratti 2023, con particolare riferimento all'affidamento diretto. Quindi ringraziamo ancora il dottor Bertini e tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Grazie. Arrivederci.